facendo? Sei lì che scrivi da 3 giorni. Ti prego, non mi disturbare continuamente. Sto preparando una poesia per un concorso e mi sono bloccata. Un po'. Ah, Luna, Luna. Ma perché non vai dal professore? Quello della porta accanto. Lui se ne intende di lune e stelle. Dici? Lo sai che è un'idea fantastica? Ora vado. Ma certo che sì. Devi parlare di lune e stelle e chi meglio di lui? Solo uno scienziato è un vero poeta. Ci dà la luna, ci promette le stelle, ci farà un nuovo universo se sarà il caso. Arrivo, arrivo. Albè, se sono quei rompiballe dei vicini, bada a non farti rifilare il cane. Gestra lunato di suo, ma quando gli fanno gli occhi da pesce lesso. Apri tu, mi leva, arrivo subito. Ah, cosa possiamo fare per lei oggi? Devo partecipare ad un concorso poetico. Sto scrivendo una poesia che parla di luna e stelle, ma non so proprio che pesci prendere e vorrei parlare con il professore. Albè, la vicina sta cercando la luna, le stelle, il pesce. Pensaci tu, va. Entri pure, mi dica, però cosa c'entrano i pesci con la luna e le stelle? I poeti vagano nell'oceano dell'ispirazione, mentre essa è nel cuore. Le idee ispirate dai pesci sono come le pedine degli scacchi. Possono essere mangiate, ma anche dare avvio ad un gioco vincente. Su via, mi legga ciò che ha già scritto. Dunque, oh luna, luna, che fai tu luna in ciel? Ma che banalità! È tutta colpa della luna. Quando si avvicina troppo alla terra, fa impazzire tutti. Oh la luna, la luna. Mi piace pensare che la luna sia lì anche quando non la guardo. Ognuno è una luna e ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. E le stelle? Alcune stelle brillano più di altre. Tutto qui. Guardi, signorina, che mio marito ha studiato tanti anni per dire questa cosa qui. Quello Quale cosa? che ha detto. Aggiungo, le stelle sono come andare in bicicletta. Per stare in equilibrio devono muoversi. Quindi, come dice sempre lei, tutto è relativo. Ecco fatto, da quando i poeti hanno invaso la mia teoria della relatività, nemmeno io la capisco più. Albè, sto preparando il sughetto per il pesce. Mi leva, ma quale pesce? È possibile che pensi sempre al pesce? Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un pesce. Di cos'altro necessita una donna per essere felice? Certo che così non mi aiutate molto. Quando non trova l'ispirazione, faccia come me. Scriva 50 righe su un argomento extraterrestre e sarà salva. Osservi il cielo, conti le stelle. Sì, ecco. Pensa al pesce. Contarle, ma sono tante. Non tutto ciò che può essere contato conta. Non tutto ciò che conta può essere contato.
Mi sono persa. E lei, quando si perde, viene sempre qui a casa mia? Dove eravamo rimasti? Continui a leggere. Oh, luna, luna, che fai tu, luna, in ciel? Ma questa è la frase di prima. Va bene, la scriva pure 3 o 4 volte di seguito, così tanto per dare enfasi. Ho capito, Albe, oggi ti faccio le stelline in brodo. Mi sa niente pesce. E poi, signorina, aggiunga luna. Luna, luna, 3 volte luna. È quasi luna, Albè. Che faccio? Amile, stai sempre a pensare a magnà. Ma lei è un genio, professore! Altro che pesci! Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Ma sta bene, professore? Ero assorto nei pensieri. Io penso e penso. Per mesi ed anni, 99 volte, la conclusione è falsa. La centesima volta ho ragione. Poi? Se gli capita. Pensi che una volta sono dovuto andare a riprenderlo all'ufficio oggetti smarriti. Lui dice che pensa. Mileva, ascoltami quando sto in silenzio. La mente che riesce ad allargarsi non torna mai alla dimensione precedente. Sì, vabbè, ma come posso concludere la poesia? Un Ci metta un punto. punto. Ne metta 3, meglio. Allora scrivo punto, punto, punto. Ma perché 3 punti, professore? Un punto microscopico brilla, poi un altro e poi un altro. È l'impercettibile, è l'enorme. Questo lumicino è un focolare, una stella, un sole, un universo, ma questo universo è niente. Ogni numero è zero di fronte all'infinito, l'inaccessibile unito all'impenetrabile, l'impenetrabile unito all'inesplicabile, l'inesplicabile unito all'incommensurabile. Questo è il cielo. Metta 3 punti, dia retta a me. Oh cielo, signorina, ora ha capito perché Albert si addormenta quando pensa. O donna, lascia che un punto rimanga fiero e composto di fronte ad 1 milione di universi e cambi il mondo. Vuole cambiare il mondo? Sì, però poi non ha voglia di cambiare il rotolo della carta igienica quando finisce. Beati vegani che non possono mangiarsi il fegato. Se Dio avesse voluto che i vegani... Se Dio ci avesse voluto vegani, avrebbe moltiplicato il tofu e i pinoli. Il pesce no, la pastina no. E il fegato no, ma cosa devo preparare per pranzo? Quindi con la luna abbiamo chiuso? Il futuro è nel passato. Il passato? Con il passato ci fa mersugo? Come recita il proverbio, a luna scema non salare, a luna crescente non tosare. Il sale non lo puoi mangiare.
Lo sai che fa male? Vabbè, io la ringrazio, professore. Lei mi ha fatto ritrovare quella parte di me che avevo smarrito. Lei sa proprio tutto. Ma quanto chiacchierano! Come diceva Leopardi, stasera si fa tardi. Io ho sempre l'autostima alle stelle. Poi c'è Mileva. Lei sì che mi fa perdere la calma. E calmati! Lei sa tutto di universi, ma dire ad una donna calmati quando è incazzata è come sventolare un fazzoletto rosso ad un toro. Non lo sapeva? Oh, pillole di saggezza le abbiamo finite, ora siamo passati alle supposte. Di nulla, cara vicina. La soluzione è dietro l'angolo, la luce è in fondo al tunnel, la felicità è dietro la porta. Sì, dietro la porta di casa nostra, certo. Questa sta sempre qui e tu, Albert, non cambi mai. I miei difetti. Oh, i miei difetti sono come opere d'arte. Non posso cambiare. Anch'io a volte penso di essere normale, eh? Ma poi passa. Mai una rosa, mai che vedessi un mazzo di fiori. Quando vedi rose e fiori, mi leva, quello è un cimitero. Non ti rispondo, mi fa venire un cerchio alla testa. Forse l'aureola, stai diventando santa. Perché una donna intelligente ha sempre qualcosa da non dire. Siete fortissimi. Lei riesce sempre a far ridere sua moglie. È perché ho sempre la battuta pronta. Sarebbe? A casa comando io. Vabbè, ora è meglio che vada. Mio marito sarà in pensiero. Grazie per l'aiuto, professore. Quindi, che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi riposi. Riposa, ma. Lo vedi, Mileva? Con il tuo atteggiamento l'hai fatta andare via. E poi sta cosa che devo prepararti 3 pasti al giorno. Sono stufa. Secondo la Convenzione di Ginevra, ogni prigioniero ha diritto ad un pasto caldo. Io tre. Ma tanto quella ritorna, ritorna, lo dice la statistica. Secondo la statistica, 9 mariti su 10 concordano che la moglie ha sempre ragione. E il decimo? Del decimo non si hanno più tracce. Tutto è relativo.